Quindi c'è proprio questa differenza. La medicina estetica è più soft, più, ed è molto meno incisiva sul... La tossina botulinica, di cui per intenderci non è un riempitivo, la tossina botulinica blocca i muscoli del volto. Quindi bloccando i muscoli del volto blocca le rughe e ha un'efficacia enorme. Se fatta bene, veramente vale un lifting. La prova, sono scesi, da quando esiste la tossina botulinica, il numero di lifting eseguiti nel mondo è sceso, punto. Che vuol dire che i pazienti sono contenti. Allora, qui non possiamo stare a farci tanti problemi perché una persona di un'età X, e veramente le prime rughe compaiono a 35 anni, in certi punti del volto, viene e si fa fare quattro punture. Tanto, se non gli piace, tornerà indietro. Un 35enne che chiede un lifting, magari invece... non solo per le conseguenze che può avere un intervento, che può avere cicatrici e quant'altro, ma perché comunque è definitiva. Ecco. Quindi diciamo che la medicina estetica implica una maggiore così, riflessione da parte anche del chirurgo. Una maggiore, la chirurgia estetica. Sì, no, la medicina nel senso che essendo un bene di consumo, essendo un ambito in cui non è definitivo il cambiamento, certo. Quindi può essere fatto con una certa è più facile. Tranquillità, mentre diciamo, la chirurgia ha meno implica delle modifiche definitive. Come dire, se su 50 pazienti in chirurgia o 100 pazienti, 50 vengono operati, è legittimo pensare che su 100 pazienti che richiedono medicina estetica, 99 o certo. 90 siano, perché poi magari 10 non avevano idea di quello che stavano chiedendo, però in realtà 90 possono avere una soluzione e comunque fai un buon servizio, cioè ritieni, fai certo. Quello. Le tecnologie aiutano tantissimo, cioè fino agli anni 90 laser era una parola militare, oggi con le tecnologie laser si ottengono dei miglioramenti e il laser è decisamente meno invasivo del bisturi, cioè in tanti ambiti. Altro tipo di tecnologie ancora che sono comparse adesso hanno creato tra la chirurgia e la medicina una sorta di veramente di interazione, ci sono una sorta di chirurgia mini-invasiva o di medicina estetica più invasiva, diciamola così. Anche la radiofrequenza per esempio. Ah, certamente, qui potremmo parlare di tecniche perché è il nostro ambito, ma è quello, quindi esiste comunque la medicina di consumo che è meno invasiva e in questo, se vogliamo, diventano sempre, ed è quella. Cioè, oggi, mentre per esempio c'è un laser, che è il laser frazionale, che veramente potrebbe essere utile per varie ragioni a tutti noi qui presenti, cioè considerando che ci possono essere dei maggiorenni o dei minorenni, diciamo da 20 anni su, chiunque potrebbe fare questo trattamento e ne avrebbe un giovamento di piccole rughe, macchie. Allora, cos'è? Vabbè, è come lo sbiancamento dei denti, cioè ci facciamo tanti problemi a pensare, sociali. Potremmo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto fino adesso sullo sbiancamento dei denti? Forse no, anche quello, ma no, ecco, la stessa cosa, certo. Okay. Se non per il fatto che è su una parte visibile. Certo. Quindi esiste una medicina di consumo non necessaria, una medicina a pagamento che ha la sua e che non rientra in questo oggi perché è ancora piuttosto inefficace. È chiaro che se esistessero dei metodi, delle punturine efficaci per sempre e non pericolose, oggi quelle efficaci definitive sono pericolose, per cui non fatele e non vanno fatte. Ma perché per fortuna tutto torna indietro. Nel momento in cui esistessero, allora potremmo dire ok, io faccio un'iniezione di un prodotto e poi mi rimane tutta la vita, allora devo pensarci. Certo. Ecco, però a onor del vero la chirurgia non è solo al femminile, ma è anche sempre di più al maschile. Lei che è nell'ambiente, nel discorso della sua competenza specifica, può darci qualche dato sulla differenza tra chirurgia maschile e femminile? Quali sono gli interventi più richiesti dalle uomini e dalle donne? Saranno ovviamente diversi. Allora, anche qui fino a 15 anni fa sicuramente era al femminile, gli uomini erano veramente pochi. La chirurgia estetica maschile era legata o una tipicamente maschile, la chirurgia della calvizie, trapianto di capelli, è solo maschile ma è un caso a parte, o la rinoplastica. La rinoplastica rimaneva soprattutto in età giovanile, cioè un ragazzo comunque normale, nel senso senza malformazioni, che ha un naso assolutamente abnorme, richiedeva la rinoplastica. Oggi, diciamo, tranne l'aumento... parliamo di individui maschi e sessualmente eterosessuali, diciamo che queste persone non richiedono l'aumento con protesi, l'aumento mammario con protesi, tutti gli altri interventi sì, proprio non c'è più differenza, la differenza sono i numeri, ma il numero dei maschi sta crescendo. Che percentuale abbiamo di uomini? Io penso, allora qui è geografica, perché più si va al nord dell'Europa, più certe, ecco, economica, quindi non è diversificabile. Noi in Italia non siamo bravissimi a fare statistiche, ce lo ricordava prima, io sono nella Società Italiana di Chirurgia Plastica, non riusciamo ancora ad oggi a fare una statistica per dire quanti interventi facciamo, però guardiamo le statistiche nordamericane, invece lì è tutto molto preciso. Oggi dal 25% in su degli interventi, quindi in certi stati anche il 30% è maschile.
E questo è significativissimo, non si raggiungeva il 5-10% qualche anno fa. Ecco. E questo è frutto invece di un modifica del cambiamento, cioè modifica della società. Quindi la società agisce sugli uomini in una certa maniera e quindi li porta a richiedere un cambiamento estetico. Qualche anno fa un uomo si sarebbe vergognato di entrare nello studio di un chirurgo plastico. Oggi non più. Ma ci sono degli interventi che l'uomo comunque preferisce o affronta con più leggerezza? Sì, oggi, no, beh, che chiede oggi, al di là dei capelli, la rinoplastica e la lipoaspirazione, la liposcultura. La blefaroplastica, no? Sì, sul volto, però la chirurgia dell'invecchiamento, diciamo, quella è una chirurgia settoriale, direi, sì, anche quella. Anche sicuramente la chirurgia del volto, considerando che la blefaroplastica è il mini lifting, perché l'uomo magari è un pochino più conservativo, perché una donna accetta, poi le donne siete voi donne vi truccate, quindi potete nascondere un pochino anche i segni, mentre l'uomo di solito non lo fa e quindi ha il problema di rientrare nel suo posto di lavoro, nella sua famiglia, beh la famiglia di solito lo sa, il posto di lavoro no, in un modo che non si faccia vedere, che non si capisca. Allora, oggi la richiesta è voglio fare questo intervento, ma mi raccomando che non si veda niente. Allora, detto così è molto comodo, guarda, passi alla cassa, arrivederci, siamo contenti. In realtà si deve vedere qualcosa. Ti chiede, voglio modificare, voglio quello che voglio io, ma gli altri non devono capirlo, o quantomeno devono capirlo quelli che dico io. E qui diventa sempre più complicato, la tecnologia ti aiuta. Per cui l'uomo ricorre infatti più spesso alla medicina estetica. La tossina botulinica, la crescita degli uomini che chiedono tossina botulinica e medicina estetica è molto superiore a quelli che richiedono chirurgia del volto, decisamente. La chirurgia del volto è scesa, la medicina estetica in questo ambito è salita, di sicuro. Ecco, però al di là di questi dati, al di là di queste richieste evidenti, quali bisogni secondo voi, quali bisogni psicologici, quale esigenze di identità profonda nascondono questi interventi al maschile e al femminile? Cosa cerca veramente una donna che fa un certo tipo di intervento e cosa cerca veramente un uomo anche a livello proprio di identità del genere? Bella domanda. Allora, ma diciamo che rispetto al corpo femminile c'è sicuramente un lavorio su quelli che sono considerati i capitali erotici, non c'è dubbio. Il seno, il volto, i glutei, le gambe, tutto ciò che è, come dire, anche visibile e che è sempre stato attribuito come sicuramente capitale simbolico e anche come capitale erotico. Il corpo è un capitale simbolico, quindi viene gestito non solo individualmente ma socialmente, questo l'abbiamo, certo, l'abbiamo detto. Dallo stesso punto il capitale simbolico ed erotico, l'investimento sul capitale erotico non è soltanto un modo di incorporare, secondo me è un po' sottile, c'è una sottile linea rossa tra quello che dicevano una volta i vecchi slogan femministi, no? Il corpo non si tocca, è mio, me lo gestisco io. Oggi ho moltissime amiche e mie colleghe femministe, il corpo non solo si tocca ma si ritocca, l'ho anche scritto, perché il ritocco significa un'autodeterminazione del sé, non solo lo posso fare, ma come dire, ho la possibilità di farlo, quasi chi non lo fa è come se fosse relegato nella sfera, non hai capito ancora come funziona il mondo, no? Tu oramai hai il tuo capitale simbolico, te lo gestisci, quindi te lo puoi ritoccare e investendo, quindi c'è come dire, in questo il mondo, tra l'altro il mondo femminista si lacera, no? Tra chi è il naturale, no? Tra il naturale per eccellenza e chi invece dice no, scusa, il naturale significa essere ancora invece, perché io su questo faccio delle chiacchierate lunghissime con una mia collega che dice io ogni mio capello bianco è una conquista e io dico ogni mio capello tinto è una conquista, perché io, come dire, in questo senso non bisognerebbe mai, c'è questo elemento attraverso cui ad esempio la chirurgia estetica significa ho investito sul mio corpo e uso questo corpo virilizzandolo, cioè paradossalmente nel essere una consumatrice consapevole del capitale simbolico me lo virilizzo e infatti c'è anche una sessualità protagonista. Io non credo che le signorine di cui si discute molto oggi, che hanno anche un protagonismo sulla scena, siano necessariamente vittime. Io su questo sarei un po' critica, su attribuire la donna solo come vittima di uno sguardo maschile. Sicuramente l'ha incorporato, poi lo agisce. No? Anche per una questione di potere, in quel senso il potere non ha genere, secondo me il potere è potere. Dall'altro punto di vista io mi ritrovo ad esempio molto spesso tra i miei studenti, tanti uomini quindi, che lavorano tantissimo sulle periferie corporali, ad esempio sui peli, sul volto, quindi ad esempio togliersi le sopracciglia è diventato
un elemento che potremmo pensare a una femminilizzazione del corpo, sì, se pensiamo che la periferia corporale, ad esempio, del pelo superfluo era soltanto appannaggio delle donne, no? Certo. Quindi da una parte abbiamo un corpo di una donna che si tonifica e si rende quasi più mascolina, però femminilizzandosi, perché poi da un certo punto di vista, secondo me, i chirurghi estetici, lavorando su queste parti qui, anche a richiesta, costruiscono un genere di donna, un certo tipo di donna che richiede una certa presenza. Dall'altra parte le maniglie dell'amore diventano l'elemento per cui una volta si sarebbe detto amo de panza, amo di sostanza, scusate, vengo da Roma, mentre invece oggi l'uomo tende a avere una silhouette che deve, tanto è vero che fanno gli abbigliamenti slim, fit e quant'altro, perché l'uomo deve essere, corrispondere anche questo, no? All'eliminazione del superfluo e anche del grasso, quindi in questo senso abbiamo forse una femminilizzazione. Mi verrebbe da dire, c'è un protagonismo femminile, un corrispondente fragilizzazione dell'identità maschile, che ha bisogno di un intervento esterno sul corpo per essere a sua volta protagonista, ma in questo senso non ha soltanto incorporato i modelli femminili, agisce una mascolinità diversa, che è una mascolinità oggi, perché fino a 10 anni... Ma secondo lei questo nasconde un avvicinamento dei due sessi o un allontanamento in direzioni opposte? Cioè l'uomo che si avvicina alla donna e la donna che si avvicina all'uomo, o la donna che va verso un'emancipazione totale e l'uomo verso un senso di inferiorità sempre più spiccata? Io non ho dati, no? Dati numerici per dire se l'uomo... Però sicuramente c'è una secondo me... Talvolta c'è anche nelle pubblicità, questo lo vediamo, forse lei che lavora da questo punto di vista me lo potrebbe insegnare a me, c'è una sorta di unisex, no? Troviamo sì, certo. dei modelli e delle modelle che, come dire, si può... Abbiamo un momento in cui non riusciamo a capire, no, chi è l'uomo o la donna. E dall'altra parte siamo talmente diversi oggi che secondo me bisognerebbe, come dire, ognuno lavora il corpo, lo lavora molto più di una volta. I modelli di certo. lavorio del corpo sono, cioè il modello che oggi si propone è un modello di un corpo lavorato. Il corpo al naturale, sempre che sia esistito, è proprio forse più un miraggio di un tempo. L'uomo secondo me ha dei problemi di mascolinità da questo punto di vista, si avvicina alla donna, è più fragile, è meno protagonista e prova a ritrovare un protagonismo, prova. Questo dalla mia esperienza personale, io lo vedo che i miei studenti tendono, molti dei miei studenti, non tutti, però ad esempio il lavorio sulla faccia, penso ad esempio anche ai piercing, una volta non si sarebbero messi i ragazzi, il piercing nelle parti cosiddette femminili, lasciando perdere i lobi, che è un... però ad esempio il piercing sul volto, o addirittura adesso nelle ultime ricerche il neo come piercing è più maschile che femminile. Certo. Però una volta le donne, a seconda dei tempi, o se lo cancellavano o se lo facevano. Certo. O anche le sopracciglia ridisegnate, che sono sopracciglia sempre più disegnate, frequenti. Il capello disegnato, cioè c'è un lavorio sul corpo maschile che non è più l'uomo, appunto, che non ha bisogno. Una volta l'uomo era virile per natura, certo. No, non aveva bisogno di virilizzarsi. Oggi l'uomo per virilizzarsi paradossalmente si avvicina al mondo femminile, certo. E la donna invece si fortifica anche corporalmente. Cosa ne pensa? No, è un'interpretazione assolutamente corretta, che dà una visione realistica e confermata dai dati. Ecco. Oggi arrivano ragazzi relativamente giovani che sono indipendenti economicamente, che quindi sono laureati, hanno 27, 28, 30 anni, assolutamente, quindi che hanno condotto una vita di studi, che hanno realizzato degli obiettivi che per i loro genitori erano gli obiettivi di una vita, punto. Perché sei arrivato, laureato, hai uno stipendio, devi sposarti, avere dei figli o goderti la vita, secondo che parte vuoi stare. Cioè, no, io finalmente faccio un intervento di chirurgia estetica, un intervento che veramente non è necessario. No? Certo. Cioè prendiamo anche l'epilazione definitiva, praticamente definitiva, ma insomma, perché lo fai? E scopro che in realtà è una cosa che ho messo all'apice dei miei desideri da quando ho detto adesso devo trovare un lavoro, devo studiare. Sicuramente questa è una società, la nostra, lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni, è una società più debole, che ha bisogno di pastiglie per vivere. Alcune pastiglie sono dei calmanti, alcune pastiglie sono degli antidepressivi, alcune pastiglie sono di plastica, ecco. Sono degli interventi di chirurgia plastica. Direi che la pastiglia ti permette di vivere, però se ne prendi troppo e muori. Quindi certo. buon senso e buon senso. È una misura nelle cose. Assolutamente buon senso.